Stefano Santa Rosa, presidente dei radicali friulani. Insomma, siamo oramai giunti a fine corsa. L'autobus che ci ha portato in Europa, Prodi, ha bucato le gomme e ora è lì in attesa che arrivi il carro attrezzi. Ma il carro attrezzi vuole essere pagato, altrimenti si rimane lì. Lei cosa dice? Noi pensiamo che serva più Europa, ma un'Europa politica dove i cittadini dell'Europa possano conoscersi. Perché la regia forse è stata presa dal fumo, non è inquadrato. Volete andare sul... allora avvisatemi. Allora, perché non riuscivo... La nebbia degli irticolli improvvisamente sale. Ogni tanto c'è il microfono che... Allora, vediamo se adesso... Allora, dicevi... Dicevo che serve più Europa, ma un'Europa politica dove i cittadini possono scegliersi il primo ministro, come avviene negli Stati Uniti d'America, quindi un sistema totalmente federale con l'elezione diretta del cosiddetto presidente d'Europa e un governo che funzioni, non un governo fantoccio come lo è attualmente, perché di fatto noi siamo tra i fondatori dell'Europa con Spinelli, se qualcuno si ricorda un po' di storia, è proprio un esponente liberale che è stato tra i fondatori dell'idea dell'Europa. Sì, ma l'Europa non può fondarsi solamente sul denaro, Stefano. Infatti, serve l'Europa politica. Allora, per fare questo serve una politica estera comune a livello europeo, una politica economica, una serve politica... Serve una banca europea che sostenga l'euro? Ecco perché noi diciamo più Europa, ma Stati Uniti d'Europa con un federalismo dove... È chiaro che se ci limitiamo al federalismo dove si pensa solo alla Padania e non invece a una unione di Stati che decidano di fondersi ed avere certi aspetti comuni come avviene negli Stati Uniti d'America... Negli Stati Uniti d'America ci sono degli stati che sono deboli, come quanto l'Italia attualmente. Stefano, lascia perdere la Padania. Lascia perdere la Padania. Ma perché quelle sono buffonate? Ma no, ma lascia perdere la Padania. Ma allora sono più buffonate, Stefano, perdonami. Sono 100 volte più buffonate, e se la regia mi inquadra, così mi capisce la gente. Quando è stato deciso di fare l'Europa, accelerando il tutto, avendo solamente basato il tutto, no, sul non superamento del debito, o comunque rientrante nel 3 l'inflazione, senza una banca alle spalle dell'euro. Non c'è una banca, Federal Reserve, dollaro, Bank of England per la sterlina. Noi no. Il primo cretino che veniva messo giù dal potere, e penso agli stati dell'est, immediatamente l'Europa, siamo qui, avanti Ungheria, avanti Polonia, avanti... Ma stiamo scherzando? Ma se senza fare le fondamenta, lascia perdere la Padania. Parlo dell'Europa io parlo l'Europa. Di federalismo europeo, che è una cosa diversa rispetto a quello che ci hanno prospettato. Ma non c'è nemmeno il federalismo europeo oggi, dai Stefano. Allora, se l'opzione può essere quella, è chiaro che dovremmo essere alla pari con gli altri stati. Che l'Italia abbia un debito pubblico accumulato negli anni con sperperi, con una pletora di statali che devono essere regolamentati, è un dato di fatto che serve anche all'Italia. Come ma scusa, perché nessuno dice che la Merkel, che ha abbracciato immediatamente l'Europa e soprattutto l'euro, poi alla fine grazie all'euro è riuscita a riunificare, no, le due Germanie, perché non diciamo fesserie che la Merkel si è pagata la riunificazione, ha fatto pagare a tutti noi la riunificazione delle due Germanie, no? Però oggi lei è Santa Merkel e noi invece siamo gli imbecilli che dobbiamo sottostare alle sue direttive. D'accordo, però la scelta è... O non se è così? Sono d'accordo, però se starne fuori e quindi ritornare a diventare uno statarello che deve confrontarsi con la globalizzazione economica, bene, oppure decidere di diventare un'Europa forte, come lo volevano i radicali, come l'ha dimostrato la Bonino quando era commissaria europea. Bene. Dove batteva il pugno e si faceva valere in quanto grazie. Italiana anche. Grazie.